Locali Horeca in Italia, più aperture o chiusure? Per Vissani la ristorazione è finita, ma c'è chi con i ristoranti crea un network. Cesarine, Home Restaurant compie 20 anni, domani a Spunti di Vista tre chef disobbedienti. Horeca Short News è offerta da Skipper, il sapore naturale della frutta, senza zuccheri aggiunti. Rai River, birrificio artigianale indipendente irlandese, presenta Rai River Irish Stout. Smilebox Maniva, fa bene anche a chi non la beve. Buongiorno e bentrovati nel podcast di Horeca Channel Italia, notizie contrastanti dal mondo della ristorazione, fra chi dice che va bene e chi dice anche no. Da un'indagine del The Fork e Format Research, nel 2023 per i ristoranti in Italia, fra chiusure e aperture, si riscontra un saldo positivo per 787 unità. Sullo stesso punto di tenore praticamente opposto sono i dati diffusi dal rapporto 2024 dell'Osservatorio Ristorazione, che denuncia un saldo negativo fra aperture e chiusure di 17.000 unità. Un'autentica debacle, secondo questi dati, che, a differenza dell'indagine The Fork, che riguarda solo il format ristoranti, sono riferiti indistintamente a tutti i locali con somministrazione di food and beverage, che, sempre secondo l'Osservatorio della Ristorazione, in Italia a fine 2023 erano 387.000. Restiamo nel mondo della ristorazione e parliamo della polemica del momento lanciata dallo chef Gianfranco Vissani, il quale in un'intervista al quotidiano Libero ha dichiarato che le persone non mangiano più cibo di qualità e che la ristorazione di oggi propone solo piatti fotocopia con i giovani che non hanno voglia di lavorare e che vogliono fare gli chef perché così vanno in TV. Se l'è presa con la TV, il Vissani, e al momento non ha additato i social media, ma le sue intemerate non salvano praticamente nulla se non il ricordo della cucina di un tempo. Oggi la ristorazione è finita, ha sentenziato lo chef. Un'insofferenza, dicono i maligni, dovuto al declassamento da 3 a 2 forchette dell'ultima guida Ristoranti d'Italia del Gambero Rosso del ristorante di famiglia Casa Vissani di Baschi in provincia di Perugia. C'è chi invece di fare polemiche fa squadra. La riserva della biosfera dell'Appennino Tosco-Emiliano promuove il network dei ristoranti della biosfera per incoraggiare la sostenibilità ambientale delle imprese ristorative. Tra le iniziative un concorso enogastronomico e seminari formativi gratuiti. I ristoranti che aderiranno al network saranno valorizzati dalla riserva della biosfera, sia tramite i suoi strumenti di comunicazione sia mediante del materiale comunicativo. L'adesione al network è gratuita, ma il ristorante che vuole aderire deve corrispondere a dei criteri, come avere sede in uno degli 80 comuni della riserva e ideare un piatto della riserva della biosfera, in cui l'ingrediente principale sia un prodotto DOP, IGP o presidio Slow Food della riserva. Ecco una ristorazione alternativa che compie 20 anni. L'Home Restaurant, cioè pranzi e cene a casa di cuochi amatoriali, un trend in crescita sia dal lato dell'offerta sia da quello della domanda. Secondo i dati presentati da cesarine.com, la community fondata a Bologna nel 2004, che oggi associa 1500 cuochi e cuoche che lo scorso anno hanno aperto le porte di casa per accogliere a tavola ben 48.000 ospiti, più 65% rispetto al 2022, raddoppiando il fatturato. Cesarine.com opera in un mercato mondiale che vale circa 130 miliardi, mezzo miliardo in Italia. Cesarine è una piattaforma digital che si prepara a portare a termine un piano di acquisizioni a livello europeo che consentiranno a Home Food Società Benefit, la società di cui Cesarine.com è parte, nel prossimo triennio di diventare la prima piattaforma di food experience a livello internazionale. Domani la nostra rubrica del venerdì Spunti di Vista è dedicata a uno degli eventi clou che si è appena concluso a Milano, la 19ª edizione di Identità Golose, che quest'anno aveva un tema davvero intrigante. Non esiste innovazione senza disobbedienza, la rivoluzione oggi. Ebbene, gli chef Davide Lippi, Paolo Griffa e Alessandro Gelmozzi ci racconteranno le loro disobbedienze che sono state foriere di innovazione. Li ascoltiamo per intero domani, vi aspetto in Spunti di Vista. Ciao!